Tecnica e arte della verniciatura industriale. Piever Asseriate assicura una consolidata esperienza nella verniciatura di pezzi meccanici di ogni dimensione. La collaborazione con i clienti e con le aziende produttrici di vernici consente di mettere a punto soluzioni perfette per ogni settore. Passione, competenza e certificazioni di qualità per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Piever Verniciature Industriali. Con questa vista da Piazza Duomo della città di Milano, noi introduciamo la 92esima adunata nazionale, l'adunata del centenario. Era il 1919, un anno dopo il termine della Grande Guerra, che alcuni reduci della Grande Guerra si riunirono a Milano per fondare l'Associazione Nazionale Alpini. Ecco allora questo centenario dell'Associazione Nazionale Alpini. Un centenario che ha un ricordo, l'impegno e il coraggio dell'Associazione Nazionale Alpini. L'impegno perché l'Associazione Nazionale Alpini sin dall'inizio si è impegnata nel sociale, si è impegnata nel volontariato, si è impegnata nelle tradizioni e nella storia della nostra patria. E il coraggio di portare avanti le idee e soprattutto di portare avanti l'amore di patria, che in noi è il nostro tricolore. Seguiremo i momenti più importanti di questa 92esima adunata nazionale. Parleremo con gli alpini, ascolteremo le musiche degli alpini e vedremo tante tante immagini degli alpini della terra bergamasca, degli alpini italiani. Ma poi andremo a visitare la cittadella, vedremo l'alzabandiera e vedremo poi la grande grande sfilata di domenica, che sarà il clou di questa 92esima adunata nazionale. Seguiteci con attenzione e soprattutto seguiteci anche con l'emozione. Sempre bella da scoprire e riscoprire la Milano più classica, distesa sotto lo sguardo della Madonnina, il Duomo innanzitutto con le sue guglie che ricamano il cielo, la Madonnina tutta d'ora appunto, e la grande piazza orlata di portici. Proprio lì si apre la galleria Vittorio Emanuele II, con le vetrine eleganti e i ristoranti, la favolosa cupola in vetro e acciaio e il nuovo percorso turistico tra i tetti di Eklan Galleria. Tornando
con i piedi per terra, ecco che si sbuca in Piazza della Scala, dove Palazzo Marino, sede del municipio e il celebre teatro si guardano. Poi, naturalmente, nei 500 anni dalla morte, i luoghi di Leonardo, il Cenacolo, il Castello Sforzesco, Santa Maria delle Grazie e San Maurizio, i Navigli, la Conca dell'Incoronata, non lontano la Pinacoteca di Brera. E dopo aver presentato la città di Milano andremo a vedere il primo momento che apre i festeggiamenti di questa 92esima adunata nazionale, l'alzabandiera, e con l'alzabandiera si dà proprio inizio alla adunata nazionale degli alpini. Parlare in occasione della adunata è qualcosa di particolare per un presidente, perché i sentimenti che vengono sono tanti e il rischio poi di non essere capace di esprimere tutto quello che si sente dentro è altrettanto forte. Questa nostra realtà, che riesce ancora oggi, a 100 anni di distanza, e dopo ormai un periodo lungo di sospensione della leva, a richiamare e a far essere insieme in un'associazione d'arma così tanti e così tante persone, così tanti alpini, lasciatemi dire. Ma c'è una cosa importante: la leva, per chi fa l'alpino, ha qualcosa di diverso. La leva, per chi fa l'alpino, porta con sé la necessità, per raggiungere i risultati, di fare cordata. Non esiste il primo e l'ultimo, esiste la squadra, esiste il saper stare insieme, il saper condividere momenti di gioia, ma anche momenti di sofferenza. Guardate che questo è il vero grande segreto. Ed è il segreto che noi dovremmo essere capaci e che vorremmo trasmettere alle future generazioni. Andiamo ora a visitare la cittadella degli alpini, dove vedremo le varie attività, i vari mezzi degli alpini in armi. Seguiteci! Con il generale di corpo d'armata Claudio Berto, comandante delle truppe alpine, 92esima adunata nazionale, 100 anni di storia per l'Associazione Nazionale Alpini, il coraggio e l'impegno sono due parole impegnative, ma per gli alpini forse non ci sono questi termini perché sono dentro nel loro DNA, comandante. Eh sì, insomma, come dicevamo l'anno scorso, non esiste l'impossibile. Queste sono giornate di grande orgoglio e cuore alpino, in cui mostriamo ciò che siamo, quello che valiamo, quali sono i nostri valori, l'orgoglio di portare in testa il cappello alpino e mostrarlo a tutti quanti. Io credo che sarà veramente una grande festa per tutti. È una dimostrazione che gli alpini ci sono e fanno tanto per questo paese. Possiamo dire con fierezza, come ha detto anche lei, che gli alpini sono le miglior truppe da montagna del mondo. Assolutamente, assolutamente. Gli alpini sono veramente le migliori truppe da montagna del mondo. Siamo i più numerosi rispetto a tutti gli altri eserciti del mondo e siamo anche i più specializzati. Di questo ne sono certo e ripeto, con grande orgoglio.
con il vice comandante delle truppe alpine, Mello Baron. È sempre un'emozione partecipare a una sfilata, ma soprattutto a una donata come questa. 100 anni di fondazione dell'Associazione Nazionale Alpini. Ma la storia continua, ieri con i nostri veci, oggi con i nostri soldati. Ma guarda, quando ho pronunciato la parola 100 anni mi è già venuto il pel d'oca, perché in particolare, guarda, io sono particolarmente legato a questa donata perché ho comandato il 5° Reggimento Alpini, con Milano, tant'è vero che come vicecomandante delle truppe alpine, col comandante ovviamente ho chiesto, qui deve sfilare la bandiera di guerra del 5° Reggimento Alpini, e in effetti così sarà. La bandiera di guerra del 5° Reggimento Alpini sfilerà per le vie di Milano e arriverà tra l'altro oggi. E qui è nato il reggimento, e in particolare, come tu ben sai, pochi mesi fa abbiamo avuto la grande fortuna di andare in terra russa a Nikolaevka, a Roshok, a Nikolaevka, dove il 5° Alpini ha combattuto. Quindi diciamo che un po' in questi mesi si è un po' chiusa nella mia mente, insomma, avendo comandato il 5° Alpini, un po' un ciclo vitale. Sono molto emozionato. Siamo alla cittadella militare con il capitano Gianluca Mineo. Capitano, è sempre un piacere, soprattutto per noi alpini, rivedere e vedere oggi gli alpini in armi, le varie attività, ma soprattutto i vari mezzi. E soprattutto penso per lei un onore essere qui a comandare la cittadella militare. Beh, la cittadella è un evento che comunque accompagna ormai in maniera classica quella che è la sfilata, quindi quella che è in questo caso anche il centenario della nascita dell'Associazione Nazionale Alpini. Noi siamo qua con la protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini, Brigata Taurinense, truppe alpine, tutti sul terreno, sia per far vedere e toccare con mano quello che facciamo, e sia per dare il messaggio che effettivamente noi ci siamo sempre. Noi collaboriamo con la Protezione Civile dell'ANA per operare in soccorso per le pubbliche calamità. Con noi il comandante della Brigata Alpina Taurinense, il generale Davide Scalabrin. 92esima adunata nazionale, 100 anni dalla fondazione dell'Associazione Nazionale Alpini, il coraggio e l'impegno. Questo qui sono due termini importanti per gli alpini e per l'Associazione Nazionale Alpini in generale. Assolutamente sì. E qui alla cittadella vediamo questo legame che unisce gli alpini in servizio e gli alpini in congedo. Nelle varie attività che qui si possono toccare con mano, queste due facce dell'alpinità giorno per giorno lavorano insieme per aiutare i cittadini nelle varie situazioni in cui l'Italia di oggi si può trovare. Unità cinofile Argo della sezione di Bergamo, ma Giovanni Martinelli, responsabile nazionale dell'unità cinofile. 92esima adunata nazionale, Milano, 100 anni di storia dell'Associazione Nazionale Alpini, ma soprattutto il coraggio e l'impegno, e voi lo dimostrate quotidianamente, non solo voi come conduttori, ma i protagonisti che sono i vostri cani. Sì, noi non abbiamo 100 anni di storia, però incominciamo a macinarne 33 come unità cinofile a soccorso. Quest'anno è proprio l'anno del 33 anche per noi. 33 anni fa abbiamo costituito le unità cinofile a soccorso, oggi sono una splendida realtà, ben inserita nella macchina della Protezione Civile degli Alpini. Contiamo 26 nuclei che sono sparsi sulle Alpi e nella zona centrale d'Italia, ma abbiamo soprattutto 120 unità operative e altrettante in addestramento, che formano, diciamo, a livello nazionale la prima associazione con cani da soccorso. Un impegno, una presenza, ma soprattutto i vostri interventi spaziano dalla montagna alla ricerca delle persone disperse, e soprattutto nei casi più drammatici, che sono i dispersi sotto le macerie, quindi terremoti ed altre calamità naturali. Sì, infatti noi brevettiamo cani nella speranza di non usarli mai. Purtroppo ogni tanto ci capita, diciamo che la cosa più facile che può capitare al cane da soccorso è l'intervento in montagna. L'intervento in montagna però è una piccola calamità, è la calamità la tragedia di una famiglia, di un piccolo nucleo familiare, di un paesino. Mentre invece una calamità come l'Abruzzo, come Amatrice, è stata una calamità molto grande. E lì a volte nella storia di un cane da soccorso capita un intervento solo nella sua vita, ma lo teniamo allenato e per 10 anni lo teniamo addestrato proprio per questo intervento.
Con noi Andrea Adorno, medaglia d'oro al valore militare, l'unica medaglia d'oro oggi vivente. Andrea, portare questa medaglia è un grande peso, ma è un grande onore. Eh sì, è un grandissimo onore, perché pensare che questa medaglia mi accosti a tutte le persone che hanno sacrificato la vita, sia nel passato che nei giorni nostri, è un grandissimo senso di responsabilità, e cercherò in tutti i modi di portare con dignità e onore questa onorificenza così alta. 100 anni dell'Associazione Nazionale Alpini, 100 anni di storia, coraggio e impegno. Tu l'hai dimostrato con i fatti, ma lo dimostrano ancora oggi tanti alpini. Sì, io di questa cosa ne sono convinto, infatti cerco ogni giorno e costantemente di far capire alle persone che non conoscono il nostro mondo, la nostra realtà, che noi alpini siamo di sostanza, siamo di carattere e non ci fermiamo davanti a nulla. E in Piazza Castello, con alle nostre spalle il grande Castello Sforzesco, abbiamo nonché di meno il presidente della sezione alpini di Milano, Luigi Boffi. Centenario, 100 anni di storia, 100 anni di vita dell'associazione, il coraggio e l'impegno, un grande motto, ma soprattutto impegnativo. Certo, è impegnativo, e devo subito dire che i protagonisti e il grande grazie che la nazione, che la patria deve, lo deve a questi protagonisti che sono gli alpini, protagonisti della storia della nostra associazione, ma della storia d'Italia. L'hanno accompagnata nelle guerre, in pace, nelle calamità, in ogni dove c'era un bisogno hanno sempre chiamato gli alpini, e questo è il grande auspicio che noi dobbiamo continuare a sviluppare, cioè che ci sia sempre la possibilità che un alpino in un momento di difficoltà di qualche parte della nostra amata patria possa riportare il sorriso. Se ci diamo questo scopo probabilmente avremo anche un futuro. Saremo ridimensionati perché i numeri, purtroppo l'anagrafe è quella che è, non abbiamo più i rincalzi della leva, ma fino a quando ci sarà un alpino riusciremo a portare gioia, serenità e solidarietà. Io so, caro Presidente, che questa adunata l'hai voluta con tutto il cuore, con tutta la mente, ma soprattutto con tanta determinazione. Cosa vuol dire per un presidente di una sezione organizzare un'adunata nazionale e soprattutto a Milano? Ma vuol dire semplicemente che in questo momento mi sento abbastanza stanco, però meno teso dei giorni scorsi, e che stiamo superando tutta la fase preparatoria, che è sempre la più complessa, perché i problemi in una grande città come Milano di ordine pubblico, di agibilità, sono sempre dei problemi molto complessi. Coraggio e impegno, 100 anni di coraggio, 100 anni di storia, ma anche di impegno sociale. E dicevo appunto, sono i valori che vorremmo avere anche noi a Milano, no? Che speriamo di avere. L'impegno, oggi gli alpini lo trasmettono attraverso attività, è un'opera diversa di una volta, ma è molto visibile, perché gli alpini ci sono nei momenti di guerra e di pace, ma ci sono anche nelle piccole e grandi cose. Sto vedendo un'attività di manutenzione della città straordinaria. Allora, la vita è fatta di grandi cose e di piccole cose, ma è l'insieme che fa poi, che porta poi a trovare la via giusta, e quindi non c'è niente di contemporaneo come l'impegno degli alpini. Tanti sono i momenti in questa 92esima adunata nazionale, dalla bandiera, quindi la resa agli onori alla bandiera, quindi l'alza bandiera questa mattina, all'inaugurazione della cittadella. Abbiamo parlato con il comandante delle truppe alpine, con una bella intervista. Andiamo adesso a vedere l'arrivo della bandiera di guerra. Anche qui ci sarà un po' di storia, un po' di storia della terra di Bergamo, perché parliamo della bandiera di guerra del quinto alpini. We'll be right back.
tenente colonnello Stefano Bertinotti, comandante del battaglione Bassano. Siamo qui al santuario del Beato Don Carlo Gnocchi, non a caso, perché ci sono alcuni tuoi ragazzi che tu hai comandato quando eri capitano alla 62esima che hanno realizzato qualcosa di particolare. Una piccola associazione di amici insieme per la baracca. Beh, la storia continua, dall'insegnamento vostro di ufficiali ai soldati di leva, questi ragazzi oggi si impegnano nel volontariato. Sì, ed è bello vedere come l'idea di pochi che si sono ritrovati, nata un po' quasi per caso, si stia invece espandendo e stia coinvolgendo tantissima gente, perché poi hanno coinvolto vari gruppi di tante sezioni diverse, la sezione degli Abruzzi piuttosto che dei gruppi del Comasco, e tutti che vengono comunque coinvolti da questo entusiasmo che è contagioso per cercare di lasciare un segno positivo. Si parla tanto di alpinità. Il Beato Don Carlo Gnocchi ha saputo trasmettere in pratica questi valori, e voi ancora oggi, tenente colonnello Bertinotti, le portate avanti questi valori di solidarietà e di amicizia. Ma certamente sì, una delle frasi, dei passi più famosi forse di Don Gnocchi, che io ricordo sempre di quando parlava della ritirata di Russia, è che Dio fu con loro, ma gli uomini furono degni di Dio. E gli alpini continuano a dimostrare di essere comunque degni di, non dico di Dio, ma comunque di meritarsi stima e rispetto per quello che fanno. Al santuario della fondazione del Beato Don Carlo Gnocchi, dove è presente l'urna del Beato, del cappellano degli alpini, incontriamo il presidente dell'ente Bergamaschi del Mondo, Carlo Personeni. Una presenza importante, perché il Beato Don Carlo Gnocchi ha una lunga storia alpina, ma anche una lunga storia di solidarietà. E la solidarietà si fa anche con il rapporto con i nostri emigranti bergamaschi in giro per il mondo. I nostri circoli, proprio nello spirito dell'esempio di Don Gnocchi, si prestano nei confronti dei nostri bergamaschi sparsi nei 5 continenti, non solo per assuefare la loro nostalgia, ma anche per il sociale. E quindi credo che questo sia importante, perché i nostri circoli svolgono lavoro in modo totalmente volontario e con loro risorse. E Don Gnocchi ci ha insegnato che per le persone fragili è importante aiutarli. In questo spirito di solidarietà, evidentemente anche i nostri circoli vanno ad operare per i bergamaschi dispersi all'estero. E cammina con la reliquia del Beato Don Carlo Gnocchi, partita lunedì scorso da Edolo, Borgo di Terzo, dal gruppo di Borgo Unito, e poi Martinengo, Crema, San Colombano all'Ambro, Melegnano, Milano, è arrivata al santuario del Beato Don Carlo Gnocchi. Questa lunga camminata con la reliquia del Beato Don Carlo Gnocchi che verrà depositata all'Ortigara. Un altro obiettivo, quello di portare sì la reliquia del Beato Don Carlo Gnocchi, ma era anche quello di presentare e di parlare del progetto Manuel. Con noi Miro Raineri, l'ideatore di questo progetto, ma soprattutto il seminatore, perché da questo seme sono nate tanti fiori e tanti gigli. Progetto Manuel. Progetto Manuel. Cosa dobbiamo dire? Siamo qua, nella casa del Beato, vogliamo dare continuità e seguendo proprio l'esempio del Beato Don Carlo Gnocchi. Quindi quello che lui ha fatto nella sua vita, la massima attenzione per cercare di trovare, di dare, come diceva Don Maurizio prima, di trovare la vita dove magari si fa fatica a trovarla. Stare vicino a Manuel e alla sua famiglia per cercare in qualche modo di dargli un aiuto, un sostegno che possa essere economico, materiale, ma soprattutto col cuore, con l'affetto, è un simbolo di vicinanza. Le attività che promuoveremo sono tante, tra cui porteremo la reliquia in Ortigara e in occasione, proprio in questa occasione, oggi c'è qui anche la 62 storica, ne parlavamo proprio adesso, eravamo qui in questo momento a dire cosa facciamo per l'Ortigara. Quindi ci prendiamo qua davanti a lui l'impegno di dire facciamo qualcosa per l'Ortigara.